Buonasera, ci troviamo questa sera presso la Casa dei Popoli a Barano d'Ischia. Ci troviamo in compagnia dell'artista Francesco Mazzella, un artista isolano che da diversi anni partecipa alle collettive d'arte isolane. Francesco Mazzella, come sono le impressioni circa? Beh, diciamo che a prima acchito vedo delle cose bellissime, naturalmente, dei quadri che io avevo già visto addirittura, tipo quello con la biografia, insomma delle cose che avevo già visto tramite Facebook. Mi sembra una cosa fatta molto bene, vediamo il prosieguo, ci siamo qui, adesso aspettiamo un po' tutto insieme, ma va bene, va benissimo queste iniziative che fanno bene, che insomma ci portano cose belle. Progetti futuri particolari? Per quanto mi riguarda, io sto continuando a fare delle pitture così un po' sempre un po' all'antica, tra virgolette. Da quanti Mi piacciono i anni paesaggi, diciamo, mi piacciono le cose. dipinge? Da sempre praticamente, da quando, non dico da quando nacqui nella torre cosiddetta di Michelangelo, dove appunto le pitture, gli affreschi la facevano da padrone. Ma appena insomma ho avuto possibilità di poter capire, di poter appunto incominciare addirittura a copiare quelle cose che c'erano sempre. Guardando le sue opere vediamo sempre scorci dell'isola, vero? Assolutamente sì, se è possibile sempre quello, che l'isola è unica. Io poi ho avuto modo di andare un attimo un po' fuori, un po' dappertutto, Germania, Svizzera, e però sempre ben volentieri si torna, Un'isola che non ha uguali. assolutamente, si torna Sono indietro d'accordo e poi con Francesco Mazzella. si torna indietro con piacere, si trovano delle cose che in altri luoghi non troviamo. Il mondo è bello dappertutto, ma qui abbiamo dei luoghi incantevoli. Non È ci una sono paragoni. personale, è in procinto di farla, l'ha già fatta. Ho qualcosa di pronto, però non c'è ancora niente in cantiere, voglio dire, perché io poi mi reputo un dilettante. Un dilettante mi piace fare delle cose perché mi gratifica, mi fa stare bene, non ho pensieri, però verrà. Va benissimo. Vox Ischitana presenta La Mancineide. Non sono principi. Bruno Mancini, non solo un nome. Pensiero tragico, stiletto al centro del mio centro, per me che ascolto Gilda tra meridiana immobile e forse antichi flussi di misteri. Malie. Non più baldo dissacratore, scalzo su braci aculei, quando solstizio di desiderio per lei ristagna nell'apparire, simulacro di chi non fu. Io sì, la vidi singhiozzare, i battiti a milioni, sacrilegio di tutte le bestemmie e l'ideogramma dell'unica condanna, che siate maledetti. Nel figgere bucoliche attrazioni, nirvana catechesi oppiacea, ancora sommo offese e pentimenti dei miei di lui, dei miei di lei, forse violenze, o forse candeline sulle torte, e mi presento il conto, espresso in Babilonia di sfinge poliglotta, sensazioni, sentimenti, di mie passioni sfatte. Mentre su in cielo un titolo a sei colonne, lui sarà mio. E si chiamava Ignazio.